Buongiorno da Cavarzere, siamo alla presentazione del Festival Musica in Laguna d'Arte e dintorni, siamo con il direttore artistico. Cosa ci dobbiamo aspettare da questa edizione autunno-inverno? Come sempre una kermesse di concerti che non sono solamente a Cavarzere ma saranno anche a Vigonovo, a Cona, a Chioggia, a Santa Maria di Sala e in altri posti. Quindi parte da Cavarzere questa rassegna e si sviluppa un po' nel territorio. Grazie al progetto Rete 20 della città metropolitana della regione Veneto. Ci può anticipare qualche artista in particolare che sarà perlomeno a Cavarzere oppure negli altri posti? Il programma di Cavarzere ve lo posso già dire. Partiamo venerdì 15 con il trio di musica brasiliana Lua Nova Trio. Poi passiamo al 1 ottobre e avremo un concerto che si intitola Come un tappo di champagne, è una rassegna di arie d'opera che hanno una connessione con il vino, è un po' una storia che attraverso le arie d'opera ci porta a tutti i brindisi, a tutte le cose famose relative al vino, visto che siamo in periodo di vendemmia. E in questo concerto siamo in collaborazione con l'associazione Tullio Serafin. Il 29 ottobre avremo in collaborazione con Veneto Jazz i vincitori del premio Tomorrow Jazz. Appunto c'è un piccolo contest che Veneto Jazz, piccolo, non è tanto piccolo, è di livello nazionale. Dulcis in fundo, il venerdì 17 o sabato 18 novembre, dobbiamo ancora fissare la data, ci sarà il maestro Konstantin Boghino, che è un importante pianista russo, ormai più che settantenne, bravissimo, famoso in tutto il mondo per le sue tournée di pianoforte solo, di musica da camera e di duo con sua moglie Mio Miravitas, e appunto questo ci porterà a Cavarzere in un programma prevalentemente su musiche di Prokofiev. Assessore, è una soddisfazione di avere nel vostro bellissimo teatro, ricordiamo che è uno dei teatri più blasonati del Veneto, questa rassegna. Quanto impegna lei di forze e di sforzi per la cultura e quanto è contenta di ospitare queste cose? Per quanto riguarda la seconda domanda, per quanto sono contenta, tantissimo, perché comunque è già un rapporto consolidato con loro e soprattutto in questa nuova stagione, perché abbiamo veramente tre appuntamenti molto belli che spaziano dalla bossa nova. È una bella rassegna che ci piace molto. La vostra è la città della musica, sicuramente, ricordando Tullio Serafin, al quale è dedicato anche il teatro. E i suoi concittadini sono cittadini musicali? Sì, sì. Cavarzere ha la fortuna appunto di essere la città della musica e soprattutto stiamo cercando di prendere vari generi, quindi spaziare dalla lirica al contemporaneo. E i cittadini cavarzerani amano la musica perché sono sempre presenti in qualsiasi iniziativa che facciamo e soprattutto sono amanti di qualsiasi genere, quindi non abbiamo difficoltà nello spaziare e questo ci rende insomma orgogliosi. Poi avendo il nostro teatro che è meraviglioso, perché io ritengo sempre che sia il gioiellino, abbiamo un gioiellino, è piccolino perché sono 220 posti, però è sempre sold out. Io sono Nicolas Guotti e sono presidente del Circolo Tullio Serafin di Cavarzere. Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta che ci è stata fatta dall'assessorato e appunto da Suoni d'Acqua per inserire una delle iniziative all'interno della nostra settimana serafiniana, che ogni anno noi dedichiamo a Tullio Serafin. La nostra settimana serafiniana quest'anno sarà inaugurata il 1 ottobre da uno degli eventi appunto in programma a Cavarzere. Quindi siamo felici e invitiamo tutti quanti i cavarzerani a partecipare numerosi a questi bellissimi eventi.